Oddio. Aspetta, aspetta. Oh, vedo una sagoma. È una sagoma. Ragazzi, ve lo giuro, era lì. Guardate, ce l'avete dietro. Lo sto impazzendo. Sto impazzendo. Oddio, ragazzi. Ci sto trollando. Oh, hai sentito qualcosa? Alzati un po'. Oddio, sono due. Perché la porta della mia stanza è fottutamente... Oddio, si chiudono le cose da sole. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qui è Megozzo e benvenuti a Bomba in questo nuovo video della GTA 5 Miti e Misteri. Vi ricordo che questa nuova piccola miniserie che abbiamo aperto da pochissimo tempo, giusto qualche video, è una miniserie centrata sui miti, segreti, leggende che si trovano a Los Santos. E attenzione ragazzi, oggi c'è un grande ritorno perché il nostro Ronaldo Junior avrà a che fare con un vecchio amico del passato che tutti voi conoscete benissimo. Proprio così ragazzi, avrà a che fare con il nostro amico Trevor per la terza volta. Perché se ricordate ragazzi, nella serie da vita e da calciatore, Trevor è stato ucciso definitivamente da Messi e Ronaldo quando c'è stato quel bordello lì. Soltanto che adesso il suo fantasma ragazzi è tornato e vuole vendicarsi e ce l'ha proprio con Ronaldo Junior. Vi ricordo che se volete ragazzi, in descrizione trovate il mio Instagram, il mio Facebook, se volete venirmi a seguire. Ovviamente venitemi a seguire, vi ringrazio tanto se lo fate. E mi raccomando ragazzi, passateci soprattutto da Instagram perché sapete che ci tengo particolarmente. Per cui vi aspetto, devastatelo quel tasto segui. Guardate un po' dove siamo, sicuramente lo riconoscete tutti sto posto. Più che altro sono curioso di vedere che ora è. Ecco, sono appunto le 10, Ronaldo Junior ha fatto di nuovo tardi. Poi dite che papà Ronaldo non si deve incazzare. Mi raccomando, prima di passare al video un bel like a bomba e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ovviamente per sostenermi, di cui vi ringrazio già adesso, anche perché escono video tutti i giorni, quindi ragazzi non perderete mai video. Allora, stiamo parlando qui, cioè più che altro stiamo qui con i nostri amici, perché Albert stava raccontando una storia, sta raccontando anche adesso, riguardante un fatto accaduto a casa sua qualche giorno fa, dove dice di aver visto uno strano fantasma. E ovviamente, ragazzi, loro non sanno che noi fino a mo' abbiamo già fatto tre casi diversi, dove, perché non l'abbiamo detto a nessuno, a parte ad Albert, dove siamo andati a fare quella cosa a casa di Franklin nel primo episodio, se ricordate bene. Quindi, ragazzi, oggi stiamo parlando qui con, ricordo, lui si chiama Albert, lui si chiama Alex e lui si chiama Francis, quindi sono i nostri amici. Stiamo parlando se vogliono entrare nella nostra combricola e fare, diciamo, il gruppo che va a caccia di misteri, segreti, fantasmi, demoni, chi più ne ha più ne mette, insomma, perché ragazzi la serie, questa miniserie, sapete proprio che è incentrata su questo tipo di roba. Ragazzi, non so se sto capendo bene, ma c'è qualcosa che turba il quieto vivere del nostro Ronaldo Junior. Allora, ascoltiamo bene, Ronaldo Junior sta dicendo ad Albert, Francis e Alex che da un po' di tempo vede un fantasma dovunque va. Dice che vede. Che? Non è possibile, ragazzi. Ora Ronaldo Junior ci sta trollando. Dice che vede il fantasma di Trevor. Come il fantasma di Trevor, Ronaldo Junior? Trevor l'abbiamo appena ammazzato, l'abbiamo ammazzato, cioè l'ha ammazzato tuo padre, adesso lo vedi tu come fantasma. Poi io, sinceramente, ragazzi, dice di vederlo ovunque, ma io non vedo nessuno, cioè, non dite che tutte quelle persone lì sono fantasmi di Trevor. Ragazzi, a quanto pare i suoi amici non penso che gli stiano credendo molto, anche perché dice di vederlo solo lui e che loro non le vedono. Infatti, Francis e Albert sono un po' scettici all'idea. Ronaldo Junior, forse hai toppato alla grande su sta cosa. Ragazzi, a quanto pare i nostri amici non ci hanno ascoltato e abbiamo detto che vediamo il fantasma di Trevor, anche se io, sinceramente, ragazzi, non lo vedo da nessuna parte. Oddio. Oddio! Aspetta, aspetta! Oh, vedo una sagoma! È una sagoma! Ragazzi, guardate, sembra. Chi cacchio è? Guardate ragazzi, c'è una sagoma lì! C'è una sagoma che vola nel cielo! È lui! È Trevor! Ronaldo Junior ha ragione! Ragazzi! Ragazzi! C'è Trevor, porca miseria! Oh! Cagatemi! Ragazzi, i miei amici mi stanno dicendo che sono impazzito! Mi stanno a fa pure la ramantina! Ma ragazzi, ve lo giuro, era lì! È sparito! Oh! L'abbiamo visto, era una sagoma, tipo stile fantasma, non ho idea. E fluttuava tipo lì sopra e poi era Trevor perché aveva ragazzi la solita magliettina bianca, i suoi jeans strappati. Oh ragazzi, porca miseria, ve lo giuro, era lui!
Guardate! Ce l'avete dietro! Ragazzi, vi giuro, mi sono avendo i nervi. Se Trevor lo sta facendo apposta a farci impazzire, perché come loro si girano non c'è. Guarda, ora mi scommetto che di nuovo là sopra. No, non c'è più, è sparito proprio, non lo vedo più. Allora, ragazzi, Albert, che meno male è venuto con noi, ha visto anche il Coco, l'omicidio a casa di Franklin, vi ricordo. E ci sta dicendo che ci crede, ma ha detto che stavolta lui non ha visto niente, quindi non può crederci. E Alex e Francis si stanno veramente incazzando perché dicono che si girano e non vedono niente. Giustamente pensano che io li sto prendendo in giro. Vabbè ragazzi, io, sentite, sapete cosa? Me ne vado, sto impazzendo. Devo andare a un fottuto psicologo, sto impazzendo. Sto impazzendo ragazzi, veramente sto impazzendo. Oddio che trick, bella Ronaldo Junior, hai spaccato un cartello della pubblicità. Un cartello stradale della pubblicità. Ragazzi, vi giuro, sto impazzendo, vedo Trevor da tutte le parti. Cioè, l'abbiamo visto lì, poi lì si gira, poi non c'è di dietro, poi là, che sta succedendo? Devo tornare a casa, voglio dormire e non pensarci più. Oh sì, c'è l'onda verde. Raga, l'onda verde è quando tutti i semafori diventano verdi, ecco. Poi dai, scatta verde. No, niente verde, vabbè, ci ho provato raga. Quindi ora torniamo a casa perché il cervello di Ronaldo Junior penso sia talmente deviato che non stiamo capendo più niente. Tra l'altro, come al solito ragazzi, Ronaldo Junior esce di casa, non si porta neanche una bottiglietta per bere, niente, siamo anche deidratati, vabbè, dettagli. Allora, siamo arrivati a casa. Oh, mi aprite? Ma meno male, pensavo me la lasciamo tipo fuori. Ok, lasciamo la mini moto qui. Ragazzi, ancora sto diventando pazzo veramente. No, ok, io qui non vedo nessuno. Trevor non c'è, non lo vedo da nessuna parte. Ok, dobbiamo entriamo in casa. Oh, bella ragazzo. E ragazzi, non dite che ho fatto tardi a papà, se no si incazza, mi raccomando. Non lo di. Oh, ma allora avevo visto bene. Oddio, no, è sul tetto. Oh, no, leva ste foglie. Oddio ragazzi, ci sta trollando. Questo infame ci sta trollando. Guarda, aiuto, c'è un fantasma. C'è un fantasma. C'è Trevor, aiuto. Aia, che stai facendo? C'è un fantasma, guardatelo! Ragazzi, gli agenti dell'FBI mi stanno dicendo che loro non vedono niente e che lavorano solo per garantire la sicurezza di me, la mia famiglia, di papà e Samantha, e che odiano gli scherzi perché gli fanno perdere tempo. Ma agenti, era proprio lì. Ragazzi, allora, sta cosa non mi sta facendo. Se voi siete complici dall'altra parte, perché so che siete complici, mi state a trollare alla grande. Mi state a trollare alla grande a me, a Ronaldo Junior, e state trollando tutto questo episodio. Quindi, adesso ragazzi, siccome sono veramente stufo, me ne vado a dormire, porca mia miseria. Magari poi si incazzano. Poi sapete papà com'è l'altra volta quando gli ho detto papà, vieni. C'era un cadavere morto. E poi ragazzi, papà non ci ha creduto. E poi già è incazzato perché ci siamo ritirati con la maglia del Barça. Quindi è meglio non disturbarlo e andarci a dormire. Ritrattati, prima di andare a dormire beviamoci una cosa da bere e vediamo se riusciamo a dormire, perché siamo parecchio nervosi. E io, raga, mo sento che sbucherà da una parte all'altra di nuovo quell'inferno. Beviamoci la nostra bibita preferita. Qual è la bibita preferita di Ronaldo Junior, raga? Beh, boh, chi lo sa. Ok ragazzi, io direi di mettersi a letto, anche perché il povero Ronaldo Junior ha un po' sonno, quindi... Ok, mi sa che Ronaldo Junior si è svegliato. Ronaldo Junior? Ma siamo in camera ragazzi, la cameretta di Ronaldo Junior è totalmente al buio. Ronaldo Junior, sei sveglio? Sì, ha gli occhi aperti ragazzi, guardatelo. Che c'è Ronaldo Junior? Oh, hai sentito qualcosa? Alzati un po'. Oh, ancora c'è il fantasma di Trevor. No ragazzi, io qui non lo vedo. Ronaldo Junior, alzati un attimo. Ma tu se mi dovete falsa. Ragazzi, ho sentito tipo un rumore strano. Aspettate, non mi fido di sta cosa. Vado a dare un'occhiata fuori. Ronaldo Junior, prendi la torcia. Dove l'hai lasciata? Dai, prendila, ce la stava qui, prendila. Ok, ce l'hai? Ce l'abbiamo, ok. Oddio, madonna ragazzi, mi è preso un colpo. Cos'era quella cosa che si muoveva? Ah, sono le guardie, maledizione, mi è preso un colpo. Non posso far flashare la luce nella stanza di mamma e papà perché poi si sveglierebbero. Quindi, ragazzi, di regola sembra... Rotcolo! Oddio! Sono due! Cosa? Ci sono due fantasmi di Trevor! What the fuck? Uno è qui, uno... Oddio! Oh mamma! Ronaldo Junior? Oddio! Che non so che fare. Perché ti stai nascondendo, cretino? Anzi, sapete che vi dico ragazzi, dato che nessuno mi crede che io vedo il fantasma di Trevor, ora facciamo proprio una bella foto. Prendi il telefono. Oddio, ci sta, no. Mi sta attaccando, perché? Scappa Ronaldo Junior, scappa. Lascia stare tutto, niente foto, niente mazzi, niente cazzi. Scappa e basta. Ma sei cretino, perché fai così? Gli stai facendo guadagnare terreno. Oh mamma. Oh
Oddio ragazzi, non ho mai visto una città così. Oh mamma mia, che nebbia assurda. Randa e Junior scappano per stare la nebbia. Aia, voi mi spiegherete come fa un fantasma ad avere un coltello in mano? Ci sta perseguitando. Ok ragazzi, non lo vedo più. Dov'è? Ah, aia, papà aiuto, Trevor è tornato, mi vuole ammazzare. Papà, alzati, alzati. Randa e Junior, stai svegliando tutta la casa. Ragazzi, ho fatto svegliare la mamma. La mamma si è incazzata perché stavano dormendo. Papà sta dando un'occhiata fuori. Papà, ti giuro, porca miseria, è tornato Trevor. Ma anche la vita rosso. Cioè, lui non lo può vedere, ma voi sì. Sapevo, ragazzi, sto impazzendo. Ragazzi, a quanto pare papà è incazzato e dice che l'abbiamo svegliato per niente. Papà, ti giuro, ho visto il fantasma di Trevor là fuori. Perché non ci crede? Come dobbiamo fare a farglielo credere? Madonna. E torno in camera, grazie, scusa. E vabbè, scusate. Allora ragazzi, non so cosa sta succedendo. Ronaldo Junior è impazzito completamente. Perché la porta della mia stanza è fottutamente... Oddio, si chiudono le cose da sole. Ragazzi, c'ha un macete in mano, insanguinato. Oddio, non sto capendo niente, guarda. Aia, no, mi ha chiuso nell'angolino Ronaldo Junior. Che cazzo, si è bancato. Aia, aiuto. Sì, no, cosa? E vi informo che siamo ufficialmente morti. Non so come, ma ci ha accoltellato e siamo stati massacrati. Niente, niente ragazzi, niente. Dov'è Ronaldo Junior? Cosa è successo? Cosa sta succedendo? Stiamo sognando, mio Dio, che cosa? Vedo tutto nero adesso. Perché vediamo tutto nero? Che sta succedendo? C'è un pallino lì in basso a destra che carica. Oddio, che botta. Oddio ragazzi, ma era un sogno? Che ora è? Che ore sono? Sono le 5 del mattino. Oh mamma, Ronaldo Junior, che diavolo? What the fuck ragazzi, ma era un sogno? No, non era un sogno, perché la torcia ce l'abbiamo veramente. Vabbè, la torcia ce l'avevamo a prescindere a fianco perché abbiamo fatto sta serie. Sinceramente io ci ho capito ben poco ragazzi, quindi lascio a voi i commenti e dirmi, insomma, ditemi se vi è piaciuto il video. Mi raccomando, piazzate un bel pollice in su, commentate il video, condividete il video con i vostri amici e ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, per supportarmi, di cui vi ringrazio già adesso. Vi ricordo che in descrizione trovate le maglie ufficiali, come questa qui, su edizione limitata, e quella di Ronaldo e Ronaldo Junior. E mi raccomando ragazzi, venitemi a seguire su Instagram, passateci 2 minuti, sempre se vi va, sapete che ci tengo, quindi passateci. Allora, io, Ronaldo Junior, ragazzi, non riesce a capire cosa è successo realmente. Direi che per questo video è tutto ragazzi, qua è Omega, grazie a tutti per la visione e se becchiamo al prossimo video, ciao!